con i denti per conquistarci 3 punti, che non era facile. Ci siamo riusciti, dobbiamo andare avanti per questa strada e dobbiamo vincere altre partite. Era importante una svolta, Demo doveva arrivare subito, dovevano arrivare subito i 3 punti, erano importanti per l'ambiente, per il ritorno degli Etti, per i ragazzi. Il piede giù è stato messo sicuramente in maniera giusta, c'è tanto da fare obiettivamente, anche guardando nell'economia della partita, perché Novara effettivamente ha meritato ma ha faticato, non è stata sicuramente una passeggiata, però bisognava iniziare bene, bene si è ricominciato. Certo, l'importante è non sedersi, come abbiamo detto qualche settimana fa, ci attendevano 3 partite importanti, la prima contro la Regina, contro la Regina l'abbiamo vinta, a Padova purtroppo abbiamo perso, e aspettiamo il match di sabato, un incontro decisivo contro il Cittadella, quindi va bene, ottima la vittoria contro la Regina. Però, come ha dimostrato anche agli Etti, domenica ha tenuto i giocatori a Novarello per l'allenamento, domenica mattina, giornata libera ieri, e oggi avete ripreso l'allenamento alla grande doppia seduta. Sì, abbiamo fatto la doppia seduta dopo un giorno e mezzo di riposo, perché il mister crede tanto sui recuperi, e comunque abbiamo lavorato benissimo oggi, abbiamo fatto un doppio molto pesante, ma adesso dobbiamo lavorare tanto perché è quello che ci serve. Toglimi una curiosità, l'allenamento di domenica, cosa vi ha detto? L'allenamento, niente, era contento, anche se comunque adesso ci aspettano invece che 17 finali, 16 finali, quindi abbiamo fatto un passo importante, ma dobbiamo farne ancora 16, molto importanti. L'anno scorso ho fatto tutto l'anno in primavera con il mister Gattuso, lì mi è cresciuto tanto lui, perché comunque c'erano molti difetti da correggere, ho cercato di ascoltare tutte le cose che mi diceva il mister, e comunque poi durante l'anno mi allenavo spesso con il mister Aglietti, e quindi niente, è andato avanti così, e poi ovviamente allenandosi in prima squadra cresci, anche perché ci sono giocatori esperti, quindi devi solo ascoltare e poi metti in pratica le cose sul campo, anche se non è difficile, però se ascolti gente che ha giocato in Serie A, in Serie B, comunque sicuramente sei più avvantaggiato. La cosa che salta all'occhio è la capacità, cioè è la tranquillità che trasmetti. Dico da veterano, però poco ci manca. Cioè, esatto. Il debutto sembrava il proseguimento, il cammino naturale di un giocatore che arrivava da un'altra squadra e che aveva già esperienza in Serie B. Esatto, non dai l'idea di essere un ragazzo al brillante. Voglio capire... Non ti sono mai tremate, le tue gambe non hanno mai tremato neanche all'esordio, perché veramente sembra quasi che sei in campo da veterano trentenne come me, Federico, per i trentenni, ma non per i calciatori, perché ormai siamo veramente con un piede alla fossa. Cioè, non hai mai avuto un po' di tremore alle gambe, sempre tranquillo, sereno, anche sì, se davanti avevi giocatori di fama. Anche sabato con Di Michele non è che era proprio una passeggiata. No, infatti, esatto. No, sinceramente ero tranquillo, perché comunque pure con tutti i ragazzi si è creato un certo rapporto tra me e loro, quindi comunque avevo fiducia in loro, e loro sapevo che avevano fiducia in me, quindi io ho dato il massimo durante la partita. Comunque ero tranquillo e cercavo di fare cose fatte bene. Per ora il campo sta dando ragione a te e a chi ti ha messo lì, per cui avanti così. Veramente carino. Come si chiama? Vuoi farci un po'? Maidelis. Di dov'è? Cuba. Di Cuba. Come vi siete incontrati? Che nome, ragazzi? Lei abita al paese vicino al mio e ci siamo incontrati un giorno. No, quindi a Roma? Sì, sì, vicino. Ha una sorella maggiore? No, non mi interessa parlare. No, Maidelis, bello. Siete stati insieme Fabrizio, da? Non so, 3 anni e... 3 anni, ma quindi viene a trovarti? No. Non viene mai a trovarti? No, ogni tanto scendo io a Roma. Ah, come sta andando qui? No, bene, bene, benissimo. Sentire sottofondo cubano, intanto il regista. Con mai secondo. Come ti trovi qua a Novara? Qui è un po' diverso da quello di Roma, un ambiente completamente diverso. E della Vana, anche direi. Come ti trovi? Trovo benissimo, poi sia a Novara che a Novarello non manca niente, quindi è veramente bello. Quindi tu vivi a Novarello, compagno di stagione, se camera singola? Sì, quest'anno camera singola. L'anno scorso? L'anno scorso
sono partito con 6 compagni, poi dopo a 4 e poi siamo passati a 2. Senti, ti posso fare una domanda un po', visto che l'anno scorso hai giocato in primavera, noi arriviamo ad anni dove si è consacrato Faragò, quest'anno vi state consacrando tu e Manconi. L'anno prossimo, visto che comunque sul muro oggi, sul muro di Forza Novara, i tifosi hanno parlato anche un po' del settore giovanile, dei giovani che il Novara potrebbe far esplodere. Potrebbe essere, va bene, forse magari tu non vuoi parlare di individualità, ma l'anno prossimo potrebbe essere un po' l'anno di Bellino Uliera, o secondo te devono ancora crescere, visto che comunque sono stati i tuoi compagni, personalmente io li ho seguiti molto in primavera, Schiavi, Piskoski, Piskoski per me è già un giocatore della prima squadra. Ma segna sempre lui. Auliera, Bellino l'anno prossimo? Guarda, là ci sono ragazzi molto bravi, non solo Bellino e Auliera, oltre a loro ci sono molti ragazzi molto bravi. Quindi spero con tutto il cuore che facciano la strada nostra, soprattutto quella di Faragò, perché comunque sta facendo molto molto bene. Gli faccio un grande in bocca al lupo a loro e spero che crescano molto. No, beh, noi cercheremo di fare la partita, sappiamo che comunque sono partite molto difficili, perché come noi siamo in questa situazione anche loro, forse peggio di noi, quindi sarà una guerra e dobbiamo andare lì col coltello tra i denti e vincere la guerra. Come individualità chi è che temete di più? Vari Donnarumma piuttosto che Surraco, sono giocatori... No, beh, ma tutti sono giocatori molto forti, quindi comunque dobbiamo noi essere attenti a non lasciare spazio e nemmeno alla minima occasione.